Noi abbiamo una pesante diminuzione della domanda interna, quindi abbiamo nella domanda interna una flessione tragica, cioè vuol dire che la disponibilità della ricchezza in busta paga, dei redditi degli italiani non gli consente di produrre consumo. E stiamo parlando anche di beni di consumo di prima necessità. Noi abbiamo un forte allarme sui beni di consumo a larga diffusione, proprio parlo di alimentari. Oggi la borsa della spesa è un terzo in meno di quello che era 5 anni fa. Quindi è un dato progressivo. Ora, rispetto a questo, sono due le leve che si dovrebbero muovere. Una è la leva fiscale, e lo ripeto, una drastica riduzione della percentuale di imposta sui redditi da lavoro. E la seconda dovrebbe essere una manovra espansiva monetaria. Per fare questo dovremmo poter gestire la politica economica e monetaria. Una volta, quando lo Stato a fine anno, adesso si sta prestando ad approvare la legge di stabilità, oggi la legge si chiama di stabilità, e una volta si chiamava manovra economica. Si chiamava manovra economica perché lo Stato aveva la possibilità di manovrare, cioè di muovere la macchina dell'economia. Poteva fare politica monetaria, poteva fare politica fiscale, poteva fare politica degli investimenti. Adesso, purtroppo, non solo con la moneta unica, ma con tutto l'incardinamento del sistema europeo, quindi il fiscal compact, il patto di stabilità e tutte le normative che noi abbiamo, purtroppo non riusciamo più a farlo. Ora, se non riusciamo a garantire al nostro sistema economico-industriale, che ha delle caratteristiche particolari, che sono diverse dal sistema industriale tedesco e francese, perché? Perché il sistema italiano ha tante piccolissime, una miriade di piccolissime e medie imprese ed è molto frazionato. Il sistema tedesco invece ha un sistema per cui ci sono grandi imprese, poche, così come è quello francese. Per cui tutta la normativa europea è stata messa ad immagine e in somiglianza di quello che è il sistema economico franco-tedesco, senza considerare che l'Italia era un'altra cosa. Adesso, per riprendere in mano la situazione, bisognerebbe poter agire a livello di trattati internazionali. Il primo, il Trattato di Lisbona, noi abbiamo l'articolo 50 che è diventato 49A del Trattato di Lisbona, e rinegoziare la nostra sovranità monetaria.